autografi. Botta di luce che ieri, mi piace pure così. No, fate fotografare, va. Vino ancora. Una grande uomo donna. Puoi dire il nome e partiamo. Sta finendo la terza rotazione. Che si prospetta? Scheda bianca come le altre due. Quindi tutto rimanda da domani. Esattamente, con la quarta votazione si andrà alla maggioranza di uno, come sapete. C'è una sensazione diversa questa volta, diciamo, in aula rispetto al passato? Per me è la prima legislatura, quindi me è nuovissima. Però per gli altri, secondo lei, c'è qualcosa di nuovo? Non mi sembra che sia diversa, anzi ci raccontavano che le prime tre votazioni quasi consuetudine votare scheda bianca. Ma quali sono gli scenari? Com'è? Gli scenari quali sono? Ah, vediamo domani col quarto voto. Il quarto voto? Col quarto voto sulla dove c'è la maggioranza 50% più uno. Domani? Domani sì. Perché stasera non ce la facciamo? No, stasera. Penso che col terzo abbiamo chiuso. Oggi. Grazie. Scusi, chi è lei? Come? Figo. Carboni di che Carbone, partito? Ernesto. Di che partito? PD. Del Partito Democratico. La ringrazio. Prego. Io le posso chiedere una cortesia? Sì. Mi accompagna fino alla telecamera. Opla. Io sono il sesimo. Insomma, non è che in qualche modo prendono distanza dalla vecchia politica. Ma non mi sembra proprio, mi sembrano già molto bene amalgamati. Si fermi. Molto bene amalgamati. Ah. Quindi votazione rimandata domani? Domani. Bamba, sta andando a fare l'attore. Via Medeo, vedi Via Medeo. Tutto le iene, è lui, Stabilo. Tra le contestazioni. Ma scusa, quanto sta lavorando? Daniele, ma quanto ragazzo sta lavorando? Aspetta. No, basta non mettere le mani davanti alle ottiche, non le ho. Puoi venire un passetto più avanti? No, più avanti. Mi devono chiamare loro, Antonella, il mio telefono ce l'hai te. Sì. Non so come fare. Un attimo, ragazzi, ho due mani, sei con me. Adesso ti senti? C'è qua. Viva il famoso! Ma perché ne stai sentendo? La Santa Fe sta sentendo il contestatore. L'energia, la sedia! Passa un po'. No, adesso vado a parlare. Voglio andare a spiegare. La Santa Fe! Sì, adesso mi sento. Adesso mi sento. Pronto? Mi sentite? Richiama, va. No, deve richiamare. Non è ibrido, avevi schiacciato la segreteria. Miki, scusami, ma quando viene così io non capisco cosa fa. Niente, quando squilla fai rispondi, tasto verde, fine. Dove è andato un cagliolo? A due vai, rispondi e basta. Eccomi, senti. Ok. Dai, no, dai, dammi il telefono. Che aveva detto che
siamo responsabili, che ci interessa risolvere i problemi dei italiani, rispettare i diritti, casse zero per chi assume i giovani disoccupati, e burocrazia zero per chi vuole risorgere commerciale, insomma quella che è la nostra ricetta della campagna elettorale, soprattutto le soluzioni, non ci sono. Lei perché magari non vuole colloquiare con voi? Non c'è un punto d'accordo su cui si può trovare un'intesa di un governo magari di largo? Ma Tibina, la persona di Bersani, fino adesso ha cercato l'intesa con i grillini e mi sembra che il Grillo gli ha dato dei grandi schiacci, questo me ne dispiace, e lui non vuole sedere parte del PD o Bersani, non vogliono dialogare con noi, a me dispiace molto perché in questo momento trovo, per fare un paragone calcistico, che dovremmo toglierci la maglia delle nostre squadre, che sia Juve, Torino, Lazio, non importa, ma metterci la squadra della nazionale, perché credo che il paese deve una sostegno. E domani si troverà questa intesa per indossare la squadra nazionale? Ma non mi sembra, guarda, io oggi purtroppo ho assistito soltanto alla fine di Bersani, non ho assistito al nascere di una cosa nuova. Credo di essere testimone, passeggiando, entrando in aula in Porta Atlantico, che oggi è la fine di Bersani, ma non vedo l'inizio di una cosa nuova. Ringrazio molto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie da 50 persone che giro come pazzi. Ma non va a rispondere. Cazzo, grazie. Grazie. Eccomi Walter. Dai, 11 che strilla, però strilla per strillare. Allora, oggi scheda bianca, fumata nera. Sì, fumata nera largamente annunciata. Via. Quindi non ancora scheda bianca, avete votato? Scheda bianca, sì. Scheda bianca e domani decideremo. Bene, domani avremo un presidente della Camera e un presidente del Senato. Grazie. Non abbiamo idea, non ci sarà mai, secondo me. Ci sarà, ci sarà. I limiti che non direi si, insomma, si avvicineranno, si apriranno, come ci sono stati oggi in punti di contatto. Guardi, io spero proprio di sì, perché lì sono entrati nel palazzo, quando si entra nel palazzo si entra per assumersi delle responsabilità, poi come le vorranno assumere non lo so, dovranno poi rispondere anche ai loro elettori di quello che fanno. Io spero di sì, io sono tra quelli che spera di poter lavorare bene, bene col Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento 5 Stelle continua a dire, almeno quelli che abbiamo incontrato più fuori, che vogliono un governo, un loro candidato a 5 Stelle, oppure un governo PD, PDL, loro sono l'opposizione. Posta così? Posta così non mi sembra ben posta, bisognerebbe pensare cosa vogliamo fare insieme per questo povero paese, per gli italiani, non partire da con chi lo vogliamo fare, ma cosa vogliamo fare. Noi sì, ma voi votereste la fiducia a un governo con un esponente, guidato da un esponente del 5 Stelle? Questo dovete chiederlo a Pierluigi Bersani, non a me. Ma lei lo voterebbe, lei in Parlamento lei lo voterebbe? Io penso che dobbiamo partire dalla proposta che abbiamo fatto noi, vediamo come va a finire la proposta che abbiamo fatto noi, che ha chiaramente un governo del Partito Democratico e delle priorità importanti per gli italiani e per il Paese. Poi se quello non va, casella di partenza, si riparte. Grazie, sono Sandro Gotti. Grazie. Come si chiama, scusi? No, Sandro Gotti. Di che partito? Partito Democratico. La ringrazio. Tre voti di scheda bianca hanno portato a una conclusione diversa nel quadro complessivo, cioè hanno portato a un dialogo costruttivo. Ma oggi intanto ci siamo anche conosciuti, perché voglio dire, molti di noi sono la maggior parte di una nomina, che poi avevamo bisogno anche di vederci in pace, di capire insomma, però mi pare che loro siano fermi sul nome di Fico, noi ci stiamo orientando
nessuna figura che abbia un ruolo di grande spessore istituzionale su cui far convergere la maggior parte delle forze e che abbia anche insomma una certa esperienza. Però vediamo, insomma. Stiamo discutendo su questo, non è ancora deciso. L'elezione del Presidente della Camera sarà un segnale anche in prospettiva sui nuovi passi successivi, quindi governo, Presidente della Repubblica. Ma io penso che debba essere. Fine di dare un governo a questo paese. Bene. Come si chiama, scusi? Moretti. Di che partito? PD. Partito Democratico. Bene, grazie. Siamo disponibili a ragionare e non c'è indisponibilità da parte del Presidente, ma questo non vuol dire passo in avanti, vuol dire non fare passi indietro, come abbiamo detto tante volte, perché l'interesse del Paese è l'interesse maggiore. Però ci deve essere una condizione, quella di appunto un'intesa che apra a una legislatura vera, una legislatura nella quale si inizino appunto dalle presenze delle Camere ad avviare appunto i processi utili. Quindi Monti si sta preparando a candidarsi domani al Senato? Che il Presidente del Senato potrebbe ricevere l'investitura dalla Bolsonaro per qualche mese di testa. Niente, niente. Mi sembra che sia stato un gioco, no? Grazie. Chi era ragazzo? Olivero. Come si chiama? Scusa, come si chiamava? Scusa, Olivero di Scelta Civica, con Monti. Scelta Civica, grazie. Non li ha visti? Come mai? Non so che vanno a ricerca del collega. Ho votato, no, dai. Aspetta, ma come è finito? Il governo Monti? Come? Va verso un Monti bis? Spera che voi state fantasticando. Olivero ha detto, il Presidente Monti è disposto ma solo per le larghe intese. Io l'ho interpretato diversamente. Come l'ha interpretato? Una eventuale candidatura sua al Senato. Di Olivero? Oppone... No. Ma Monti è da napolitano in questo momento, sai? Avrà qualche elemento per consultare. Ufficialmente per riferire dell'esito del Consiglio d'Europa, ufficiosamente, penso secondo che, lei? Penso che parlerà anche l'altro. Lei cosa farebbe in una situazione del genere? Come si muoverebbe? Cioè, Non può pretendere, non pretende di occupare entrambe le posizioni. Credo che sia corretto e che se alla Camera c'è una posizione espressa dal centro-sinistra, al Senato c'è una posizione espressa della lista civica di Monti e viceversa. Dare una delle due Camere alla lista civica significa precludere ogni alleanza futura con il Movimento 5 Stelle? Perché secondo lei il Movimento 5 Stelle si è messo sul terreno delle antipossibili. Quindi è finita per il dialogo? Io non ho mai avuto la spugna alzata, cioè il problema è molto diverso, cioè quando un gruppo si riunisce e dice noi non vogliamo parlare con nessuno, abbiamo due candidati, chi li vuole li vota, soprattutto siamo fuori dal... E non sto parlando del governo, sto parlando degli intenti istituzionali, se neppure su questo punto, cioè, ci sarà la reciprocità, se io voto il tuo alla Camera vuol dire che a vostra volta voi voterete il candidato degli altri al Senato, mi sembra che siamo là vicino, no? Non sto parlando del governo, sto parlando delle convergenze istituzionali. Quindi sono posti fuori loro, hanno detto ieri sera che hanno due candidati, che se li votano. Quindi adesso insomma il PD si prepara a votare un altro candidato di Scelta Civica per una delle due Camere? Ma io non lo so come... voi mi avete chiesto come la penso, io vi ho detto come la penso, adesso voi mi chiedete cosa fa il PD, chiedetelo al PD. Mi sembra molto semplice. Lo scenario che lei ci ha descritto è lo scenario di una prossima settimana che si aprirà con una Camera al PD e una Camera o a Scelta Civica o al PDL? No, io ho parlato di Scelta Civica. Ma non mi sembra una roba sconvolgente. Comunque ci sono, no? I numeri in ogni caso. No, non mi sembra una cosa sconvolgente. Ho detto che anche se il centro-sinistra avesse vinto, sempre detto in campagna elettorale, doveva ragionare come se avesse avuto il 49%. Quando ha vinto nel 2006 con Prodi, hanno sbagliato a non riconoscere una Camera ad un altro movimento che non si riconoscesse nella maggioranza. Ma maggior ragione stavolta che la maggioranza non c'è. Ecco, però anche facendo così... Vabbè, intanto si fa un passo in avanti.
poi sai cosa bisogna fare? Bisogna leggere il capo dello Stato, perché questo Parlamento non può essere sciolto se non dopo che ha. E quindi qui saranno chiusi come nella Cappella Sistina, non so se butteranno via la chiave o no, ma devono eleggere il capo dello Stato, lo dice la Costituzione. Però prima di eleggere il capo dello Stato magari l'investitura ad un governo tecnico. Lei sa che in questo momento il Presidente Napolitano non dispone dei poteri di moral suasion che normalmente un Presidente della Repubblica. Quindi se lei lo sa, credo che il Presidente della Repubblica lo sa molto più di noi. Il Presidente che in carica può anche decidere di sciogliere il Parlamento. Il Presidente Napolitano non è in grado di sciogliere il Parlamento. E questo Parlamento ha il diritto dovere, soprattutto ha il dovere di eleggere il nuovo capo dello Stato, che può essere anche napolitano. Io sto parlando della figura di un Presidente che nella finestra del suo potere. Questo sta scritto. Non so se i grillini la pensino così, però io un po' di diritto pubblico l'ho studiato. Grazie. Di condivisione, questa è la ragione per cui continuiamo a votare Stella Bianca. Quindi in termini assolutamente pratico dovrebbe praticamente essere eletto anche un deputato, un senatore di maggioranza come presidente del Senato. Voglio dire che senza dover fare accordi con nessuno, sto parlando in astratto. Per quello che dicono i regolamenti parlamentari. Sì, ma due nomi circolano? Beh, non ne circolano, mi sembra, più di due. Beh, di ipotesi, due in particolare. E di ipotesi. Ne si circolano più di due. Si è parlato di Monti. Monti, si è parlato di un Montiano, si è parlato della Finocchiaro, si è parlato di uno del PD, si è parlato così come per la Camera. Ha anche detto uno del PDL al Senato. Il capogruppo della Lega Nord al Senato ha detto votiamo Finocchiaro. Sì, vabbè, non mi pare che uno del PD e il PD aveva detto di no dall'inizio, no, quindi non stiamo parlando, è inutile non ci parlare. Sono in corso. No, mi sembra che questo era non discusso. Ma il PDL, un governo Monti bis, sarebbe pronto a sostenerlo? Mi sembra lo stato, no. Chi era? Iole Sabelli, PDL. Iole PDL, grazie. Iole Sabelli, PDL. Oh, li sa tutti i nomi, eh? No, questi vecchi, quelli nuovi no. Quindi lo può confermare, domani ce l'avremo. Penso che la fisiologia democratica porti a questo, anche perché il Paese guarda il Parlamento, tutto che si risolva, se no non parte la legislatura, ma solo. Quindi è probabile, dottor Monti, professor Monti... No, ma guardi, non ho fatto nessun nome, anche perché non li conosco, c'è chi sta affrontando queste questioni. L'importante è che il Parlamento sia la Camera dei Deputati sia il Senato della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha chiesto questo, di fare presto. Guardi, lo chiede il buon senso, gli interessi del Paese. Grazie, vi fanno buonasera. Arrivederci. Che scappo. Guarda, velocemente, no, grazie, Matanera. Matanera, questo sì. Domani però... Domani vedremo, che da noi dipende dagli altri. Dipende dagli altri, non da voi. Grazie. Beh, il PD ha chiesto con voi di aiuto, no? Un accordo. Questo accordo con voi non ci sarà questo accordo. Domani vi aspetterete anche domani. Scusate, posso capitare? Grazie. Quindi una lunga notte di consultazione. E anche una lunga mattinata, perché noi del PD partiremo alle 8:30, poi alle 11:30 davanti al senatore.
Calderone, c'è stata un'agenzia pochi minuti fa, ha detto che loro non daranno appoggio al PD, no? Sì, l'ho saputo. Quindi è ancora difficile. È ancora più complicato, sì. Però come noi stiamo cercando di fare tutto il possibile. Ce la farà la famiglia? Mentri, no? Non credo, no, no, di portare almeno una camera a sinistra. Sì, secondo me la Finocchiaro potrebbe assolutamente farcela. E al Senato? No, al Senato. E al Senato? Alla Camera è un problema. Anche se in corso per il Senato c'era anche il professor Monti. Esatto, e questo è un altro problema. Poi c'è anche il Presidente della Repubblica. Esatto. C'è tutto da decidere in una notte. No, domani cercheremo di portare a casa questo primo risultato, poi si aprirà un'altra partita, un passo per volta. Lunga notte? Assolutamente. Dov'è che vi riunite stasera? Venga spicciata. No, questa sera no, domani mattina. È stata vittoria entro casa. Grazie. Di che partito, eh? Partito Democratico. Come ti chiama, scusi? Eleonora Cimbro. Adesso vado a recuperare i miei figli. Ok, signora. Ma che partito è? Allora, ce l'avremo il presidente domani? Camera Senato? Ma sicuramente ce l'avremo domani. È chiaro che la situazione è complicata come rispetto ai numeri al Senato, quindi alla Camera si sta anche un po' aspettando quello che succede al Senato. Che probabilità ci saranno? La Finocchiaro ce la farà, è stata proposta. Calderoli ora ha battuto un'agenzia, ha detto che non darà l'appoggio al PD per un suo candidato. Ma domani mattina avremo la riunione del gruppo, ovviamente valuteremo appunto le cose con il segretario, con il partito, e sicuramente lavoreremo per costruire una soluzione. Questo è il punto fondamentale, anche perché la soluzione di domani è poi del capo della legge del capo dello Stato. Esatto, appunto su questo. Cederà il PD sul capo dello Stato in cambio di una presenza alla Camera o no? Ma devo dire che adesso stanno discutendo, nel senso che è chiaro che questa è una situazione complessa dove oggettivamente noi siamo in grado anche di discutere autonomamente del Presidente della Camera, che possiamo votare in maniera autonoma, ma mi sembra anche giusto votare un Presidente della Camera dentro un quadro generale, questo mi sembra un senso di responsabilità del Partito Democratico che oggi con la scheda bianca può mettere a disposizione del Parlamento e di tutte le forze politiche. Grazie. Grazie a voi. Scusi. Maroni Umberto. Baroni? Maroni Umberto. Ah, Maroni Umberto. Partito Democratico. La ringrazio. Arrivederci. Prima mi ammazza, poi mi chiede scusa. Speriamo, anche perché oggi è stato un po', insomma, non abbiamo concluso niente, quindi come tutte le cose che non si concludono, lascia un po' la mano in bocca. Monti oggi è andato da Napolitano, a un certo punto sulle agenzie si è cominciato a parlare di una sua possibile candidatura al Senato. Sì, fermati un attimo. No, sto andando via, guarda, scusate, sono stanco. Non so nulla. Ok? Cioè voi rimanete sulla vostra linea, nessuna alleanza, nessun accordo, neanche sulle presidenze delle Camere. Se cambiamo linea o qualsiasi cosa faremo dei... Ce lo comunicate. Certo. Chiedo scusa. Vignaroli, sei già stanco al primo giorno però, eh? Come si chiama? No. Hai detto sono stanco. E sono stanco adesso, quindi adesso vado a riposare. Scusa. Al primo giorno sei stanco. No, scusa. Sto proprio infurmissimo. Ah, ok. Senti, come ti chiami? Vignaroli, Stefano. Vignaroli di che cosa? Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle. Ok, grazie. Vignaroli.